Ciao a tutti, eccomi tornata, questa volta con i risultati della seconda manche del gioco dei più 84 diet e sono contentissima di questa manche a sto giro perché sapevate che l'ultima volta eravamo arrivate ultime io e la mia squadra, questa volta non è stato così, quindi mi sono risparmiata la punizione che avevate proposto, piccole piccole sadiche, che era quella di... Cioè, ce ne sono state un paio simpatiche, tipo di dover guardare per un paio d'ore una torta al cioccolato senza poterla assaggiare. E poi c'era stata quella che mi avevate chiesto di... Ah, Elena, mi aveva detto che sarei dovuta comparire con la scritta Ciccio Bomba in testa. Insomma, sarebbe stato abbastanza imbarazzante, sì. Quindi sono contenta di non essere arrivata ultima. Prima di leggervi la classifica di queste 2 settimane, volevo dirvi soltanto un paio di cose, cercherò di essere il più veloce possibile. La prima cosa, la settimana scorsa, la vincitrice della scorsa manche, questa cosa la sa già, ed è Luana delle patatine. Era Luana delle patatine, quella della scorsa manche, dico, eh. La scorsa settimana, 2 settimane fa circa, una ragazza, Laura, che fra l'altro ha un canale qui su YouTube, fra l'altro carinissimo, in cui fa decoupage, insegna a piegare i fazzoletti, insomma, un sacco di cose carine, i bracciali, fa gli orecchini, fa un po' di tutto, è veramente molto creativa, quindi vi consiglio di guardare il suo canale. Il suo canale si chiama IPWitch28, comunque vi metto il link del canale giù. Il link del suo sito, perché questa ragazza è stata così gentile da propormi di scegliere dei premi per la vincitrice di ogni manche e da mandarle, insomma, mi ha chiesto di scegliere dal sito un gioiello per ogni vincitrice per 3 manche e è stata carinissima. Io all'inizio ero quasi imbarazzata perché non lo so, non mi è mai successo che qualcuno mi offrisse dei premi in palio per il gioco. Mi ha fatto tanto piacere e ho pensato che potrebbe essere carino che i premi li sceglieste voi. Nel senso che facciamo così: ogni manche vince una squadra. All'interno della squadra, io all'inizio avevo pensato sorteggio una vincitrice a random, così. Però poi ho pensato: no, visto che è un gioco che si basa sull'impegno. È stupido sorteggiare una a caso, magari poi alla fine esce una che non ha perso niente, che magari non ha contribuito a far vincere la squadra. Quindi la scorsa manche ho scelto di premiare Luana, che è quella che aveva perso più chili, mi pare sui 6. E quindi Luana, ti chiedo per cortesia di andare a dare un'occhiata a questo sito e di farmi sapere quale gioiellino, se ti interessa un gioiellino, quale ti piacerebbe avere, e gentilmente Laura poi te lo manderà direttamente a casa, quindi senza intermediari, senza mandarlo a me, che tanto non è necessario, no? Detto questo, ho detto dei premi, quindi così succederà anche questa manche e succederà anche per la prossima. Dalla prossima smettiamo di approfittare della gentilezza di Laura, magari, e ho già pensato a qualche premiuccio, anche perché saremo sotto Natale, quindi magari mi fa anche piacere prendervi un premio io. Sarà una sciocchezza, non vi aspettate chissà che, però boh, almeno un pensiero, sapete, un premio un po' materiale, un premio concreto più che materiale, perché materiale fa pensare ai soldi. In ogni caso, ok, detto questo, altra cosa che devo dire velocemente è che molte si sono lamentate del fatto che 2 settimane di manche sono un po' brevi, sono troppo brevi. Allora ho pensato di chiedere alle componenti del gruppo se preferivano che allungassi la manche di una settimana per arrivare a 3 settimane. E ho aperto una specie di sondaggio, insomma, ho chiesto di dire la vostra preferenza. È venuto fuori che più o meno, mi sembra forse per un voto solo, avete preferito le 2 settimane, ma c'erano 2 persone indecise che avevano proposto in qualche modo un sistema misto, quindi dicevano proviamo questa volta 3 settimane e quindi contando anche loro vincono le 3 settimane, insomma siamo lì. Facciamo una roba, visto che se partono oggi le 3 settimane, finiscono il weekend di Halloween, quindi con una ricorrenza che poi generalmente la gente va in giro, va fuori a mangiare, insomma così, ho pensato che per questa volta possiamo provare a fare le 3 settimane, se vi va. Se vi trovate meglio, continueremo con le 3 settimane, se no riprenderemo con le 2 settimane, facciamo un tentativo, va bene? Mi fate sapere alla fine di questa manche come vi siete trovate, se preferivate essere controllate più frequentemente, e basta.
Così, insomma, proviamo, vediamo al massimo se ci troviamo meglio con le 2 settimane e ritorniamo alle 2 settimane. Quindi ora parto subito con la premiazione della seconda manche di gioco e parto come al solito dalle ultime classificate, c'ho il mio quadernino con gli appunti, e per arrivare alle prime classificate. Quindi la squadra che è arrivata per ultima, mannaggia loro, cattive, grazie a Dio non siamo noi della deposeria un'altra volta, ma sono le Muffin. Le Muffin sono riuscite a prendere quasi cioè un netto quasi due a testa. Vabbè, ragazzi, capita. Capita, però la prossima volta Muffin vi voglio vedere cariche e mi raccomando, ci faccio caso a ste robe, eh? Voi chissà che cosa ne può fregare di quello a cui faccio caso io. Comunque, vabbè, magari vi può essere utile. Comunque, vi controllo. Ok, subito dopo le muffin ci sono le cioccobanane. Le cioccobanane hanno in qualche modo un attenuante. Hanno perso 0,08 kg a testa, cioè quindi ovviamente neanche un etto, quasi un etto, mettiamola così. Molte devono perdere pochissimi chili, diciamo anche questo. Quindi, pian piano, quando reintegrerò le squadre, sapete, magari qualcuno abbandona e qualcuno entra. In ogni manche succede questo: qualcuno esce dal gioco, qualcuno rientra. Quando reintegrerò le squadre, farò in modo di mettere le ragazze che devono perdere più chili nelle squadre in cui le ragazze devono perdere meno chili. Almeno bilanciamo un po' la faccenda, perché effettivamente sennò le cioccobanane non potranno mai vincere, perché se devono perdere 2-3 kg a testa è impossibile. Va bene? Quindi, secondo le cioccobanane che hanno perso nel totale 0,7 kg e quindi a testa 0,08. Poi ci sono le vitasnelle anch'esse devono perdere poco peso, hanno perso in tutto 1,9 kg e quindi 0,31 a testa. Però le vitasnelle in realtà qualche elemento che deve perdere più chili già ce l'hanno, quindi insomma sono meno giustificate. La prossima manche vi voglio vedere cariche e voglio i vostri risultati in tempo. Io vi dico sempre di mandarmi i risultati venerdì. Intendo dire, pesatevi venerdì e poi ve li mandate durante il weekend. Però mandatemeli durante il weekend perché sennò è un bordello per me contattarvi una ad una per mail, capito? Ci metto un'infinità, siete più di 150, quindi non è proprio il caso, ecco. Detto questo, le ragazze che sono arrivate successivamente sono le frullate, sono arrivate al decimo posto le frullate hanno perso in totale 2,5 kg e a testa 0,35 kg. Vabbè, insomma, non è male. Al nono posto invece si sono classificate le insalate miste. Le insalate miste hanno perso 3,9 kg in tutto e a testa hanno perso 0,41 kg e quindi quasi quasi mezzo chilo a testa, non male. Arrivate all'ottavo posto abbiamo le amazzoni a vapore. Le amazzoni a vapore hanno perso 3,6 kg in tutto e a testa hanno perso mezzo chilo, quindi 0,51. Mezzo chilo a testa alla fine secondo me non è neanche niente male, quindi io da qui in poi faccio i miei complimenti alle squadre che citerò, perché secondo me mezzo chilo a testa in 2 settimane, soprattutto se siete dite da tanto, non è male, eh. Al settimo posto abbiamo le Morositas che hanno perso un totale di 31 centimetri e hanno perso un totale di 5,8 kg, vuol dire 0,64 a testa e quindi più di mezzo chilo a testa. Poi abbiamo al sesto posto, se lo trovo, sì, le meringhe hanno perso 22,5 cm in tutto e 4,9 chili in tutto, quindi quasi 5 kg in tutto e per un totale di 0,7 kg a testa. Quindi niente male veramente, complimenti alle meringhe. Al quinto posto ci sono le Profiterol. Le Profiterol si sono ben classificate perché io sbaglio il vostro nome, è Profiterol o Profiterol? Lo dico allo stesso modo. Aiuto, mi scrivete come si legge il vostro nome? A parte questo, siete arrivate al quinto posto, bravissime. Avete perso solo 10 centimetri in tutto, ma avete perso 6,1 kg in tutto, quindi per un totale a testa di 0,76. Al quarto posto, mannaggia, eravate quasi sul podio, sono arrivate le pagnottelle
Le pagnottone sono state proprio brave, hanno perso 27,5 centimetri in tutto e hanno perso 5,4 kg in tutto per un totale di 0,77. E ora arriviamo sul podio. Al terzo posto si sono classificate le cookies. Le cookies hanno perso 20 cm in tutto e 7,4 kg in tutto, per un totale di 0,82 kg. E ora arriviamo alle seconde classificate, che, grazie al cielo, siamo noi della diposeria. Sì! Abbiamo perso, ragazze, 1,08 kg a testa, per un totale di 7,6 kg e un totale di 21,4 cm. E sono contenta. Viva! Sono contenta. Ma al primo posto, e qui poso un attimo gli appunti, ci sono ancora le patatine. Allora, io ora parlo con tutte le altre squadre. Queste patatine dobbiamo fermarle. Bisogna fermare le patatine. E alla prossima manche gliela facciamo vedere noi alle patatine. Le dobbiamo schiacciare. Facciamo una patatina schiacciata. Facciamo dei purè. Un bel purè. Perché non se ne può più che vincano sempre loro. Comunque, complimenti alle patatine un'altra volta. Ora andiamo a vedere insieme quale componente delle patatine ha vinto questa manche. E quindi deve scegliere un'altra volta il premio. Andiamo a vedere insieme, perché figuratevi se me lo sono preparato. Quindi qui ho il computer dallo schermo più zozzo del mondo. Qui sono su YouTube, qui sono sul gruppo, ecco, chissà se lo vedete. Queste sono tutte le vostre squadre sul mio foglio, le Ciocco Banane, le Vita Snella. Vedete, ogni squadra ha un colore. Ora vado sulle patatine. Le patatine che colore sono? Le patatine sono questo verde qui. Devo farle gialle le patatine, a parte questo. Eccole qua, le patatine. Chi ha perso di più delle patatine? Allora, partiamo da Alessandra, ha perso niente. Silvia ha perso un chilo. Giorgia ha perso 3,5 kg. Martina ha perso 0,6 kg. Elisa ha perso un chilo. Maria ha perso 0,9, Francesca ha perso 2,2, Libera ha perso 3,2, quindi questa volta vince Giorgia, non dico il cognome, stavo per dirlo, vince Giorgia che ha perso 3,5 kg e vediamo quanti centimetri, 6. Quindi Giorgia, complimenti, perché hai vinto, fra l'altro ragazzi, andate a vedere il sito della ragazza di Laura, perché fa delle robe carinissime. Ci sono dei ciondoli che io adoro, tipo ce n'è uno con un biscotto che forse era meglio che non mi mandava il link, perché a parte che sono tutti dolcettini, sono proprio carini, fatti con il fimo, fatti, ma non solo, sono proprio belli. Quindi vi consiglio di andare a vedere, o forse no, se siete come me in un tempo di crisi forse è il caso che non guardiate il suo sito, perché è molto meglio. In ogni caso, Giorgia e Luana, che ha vinto la scorsa manche, fatemi sapere il vostro indirizzo di casa, e così, e quale oggetto preferite, quale gioiellino preferite, e sceglietene uno chiaramente. E basta, sono troppo contenta che Laura ci abbia dato la possibilità di avere questi premi, perché sono molto belli, vi dico la verità, a me piacciono molto. E poi vabbè, dai ragazzi, è una roba simbolica. E anche se lei si accolla alla spesa anche di spedizione, per esempio, quindi carinissima, la ringrazio, ciao, grazie. E per il resto vi saluto e con il gioco ci sentiamo fra 3 settimane, giusto? Ciao! Abbiamo perso, ragazze, 1,08 e a testa hanno perso 40, nono posto, al quinto, sì, però quindi ho scelto vabbè, sembra una pazza, va bene. E dove devo leggere? No, l'ho detto male. Partiamo subito con eravamo arrivate al sesto posto con le mazze a vapore, all'ottavo posto forse. Sempre lì ci sono le
Vitas. Ma perché? No. 7. Le mazzo di sesto posto. Settimo le Morositas, ho detto. Quindi, ora ci mettiamo sotto e la prossima manche gliela facciamo vedere noi alla patatina, perché, oddio, ho detto alla patatina. E alla prossima manche gliela facciamo vedere noi alle patatine. Ancora alla patatina. Ce la posso fare? Quale delle patatine, oggi vi chiamo la patatina, ora andiamo a vedere quali delle patatine, quale ragazza. No. Ce la posso fare?